History Channel presenta. Nel 1940 la popolazione dell'arcipelago britannico era isolata e tentava di farsi coraggio durante i bombardamenti che dovevano aprire la strada all'invasione tedesca. Il comando dei caccia della RAF era pronto a essere lo scudo e la spada contro quei raid sanguinosi grazie al carisma, alla determinazione e alla lungimiranza del suo comandante, Sir Hugh Dowding, un uomo che non ha mai avuto il dovuto riconoscimento per aver posto le basi della vittoria nella battaglia d'Inghilterra. Nella primavera del 1940 l'Europa stava cedendo al peso dell'esercito di Hitler. La possente macchina bellica tedesca aveva già piegato la Polonia e la Cecoslovacchia ed era appena entrata in Francia. Il comandante in capo del comando dei caccia della Royal Air Force era il maresciallo Hugh Dowding. Gli uomini di Dowding in Francia stavano tentando di arrestare l'avanzata nazista in quel paese. Era una battaglia persa. Furono distrutti quasi 500 caccia e 300 piloti rimasero uccisi. Fu una grave emorragia di risorse per il comando dei caccia. Eravamo terribilmente a corto di equipaggiamento. Non avevamo mappe, solo alcuni di noi ne avevano una. Non ne avevamo abbastanza per muoverci e non disponevamo di una squadra di terra, così dovevamo fare tutto da soli. Dovevamo fare il rifornimento da soli, con taniche da 7,5 litri. I soldati di stanza sulle spiagge, a quel tempo, rischiavano di mettere in cattiva luce il comando caccia della RAF, perché sostenevano di non avere mai visto un caccia volare sopra le loro teste. Non capivano che se avessimo intercettato i bombardieri nemici sopra di loro, sarebbe stato troppo tardi. Noi dovevamo intercettare il nemico in anticipo. La Francia aveva un disperato bisogno di rinforzi e Churchill stava per accordarglieli. Ma Dowding aveva altre idee e si scontrò con i suoi superiori. Cosa non insolita per lui. Signori, a mio avviso, il comando caccia sarà spinto fino ai suoi limiti per proteggere i gruppi 11 e 12. Vorrei ricordarvi che secondo le vostre stime il numero di squadriglie necessarie alla difesa nazionale è di 52. Al momento, tuttavia, dispongo di sole 34 squadriglie. Durante il suo servizio come ufficiale pilota al tempo della Grande Guerra, spesso aveva messo in dubbio gli ordini del suo comandante in capo, Lord Trenchard. Ebbe un duro scontro con Trenchard a proposito dei propri piloti. Una delle squadriglie aveva già effettuato molte sortite e Dowding chiese di poter concedere un po' di riposo a quegli uomini. Quei ragazzi avevano già vinto numerosi duelli nei cieli ed erano esausti. Avevano bisogno di una pausa. Inoltrai la mia richiesta, ma ricevetti l'ordine di proseguire con le missioni offensive. Ma ad altri reparti dell'aviazione reale era stato concesso un po' di riposo. Se potevano riposare loro, allora la stessa regola doveva essere applicata anche ai miei piloti. Inoltrai la richiesta a Trenchard. Trenchard alla fine cedette, ma decise che Dowding era troppo tenero per il comando al fronte e lo fece tornare in patria. L'aver protetto i suoi uomini gli era costata la promozione.
Tuttavia, il suo atteggiamento protettivo rimase lo stesso anche nella Seconda Guerra Mondiale e per il resto della sua vita. Ciò dimostra che aveva a cuore i propri uomini, quasi come se fossero dei figli. Combatté diverse battaglie per loro. I piloti lo sapevano e per questa ragione gli erano molto affezionati. Infatti, gli uomini lo chiamavano affettuosamente Staffy, inquadrato. Nella RAF ti affibbiavano un soprannome praticamente a caso, che poteva essere l'opposto di come eri veramente. Dowding era un solitario, molto riservato, non era tipo da frequentare le feste, e tutti dicevano che era un po' inquadrato, e quel soprannome gli restò addosso. Per trovarsi bene nell'esercito bisogna essere buoni bevitori. Io bevo il meno possibile. Mi sono ubriacato 2 sole volte in vita mia e ricordo bene la sensazione. È per questa ragione che non bevo come gli altri. Tra le due guerre, Dowding ebbe promozioni dopo promozioni e contribuì alla formazione della Royal Air Force. Nel 1936 fu nominato comandante in capo del comando caccia. Aveva 53 anni e aveva raggiunto il grado di maresciallo dell'aria. Era determinato a fare della sua creatura una forza di combattimento di prima qualità, dedita a difendere la patria ad ogni costo. Era pragmatico e realista. Capì che il comando caccia sarebbe stato più utile nella protezione del paese come forza protettiva. E all'avvento della guerra, il suo sogno fu messo alla prova. Quando Churchill decise di inviare altri preziosi Hurricane in Francia, Dowding si oppose con forza a quel progetto. Ero disperatamente preoccupato. Volevo convincere il primo ministro dell'urgenza della situazione. Misi i dati sulla scrivania davanti a lui e dissi: «Se continuiamo a subire perdite a questo ritmo, tra poco non ci resteranno più Hurricane né in Francia né in Inghilterra». Funzionò. Fu deciso di ritirarsi dalla Francia e di prepararsi alla difesa della patria. Ma alcuni dei più esperti piloti di Dowding furono lasciati dove si trovavano. Ovviamente la situazione era caotica. Eravamo nel pieno del ritiro. Non ricevevamo istruzioni né ordini sul da farsi, così ci limitavamo a fare rifornimento e a decollare, eseguendo ricognizioni e andando in cerca di guai. Io tornai in patria riuscendo a ottenere un passaggio verso Cherbourg a bordo di un vecchio carro carico di patate. Le strade erano gremite di profughi, molti portavano con loro l'automobile trainata da cavalli o caricata su carretti, insieme a tutto ciò che avevano potuto portare. Quella situazione rese il nostro viaggio molto rischioso perché le strade erano intasate. Atterrammo a Southampton e da lì raggiungemmo in treno la stazione di Waterloo a Londra. Salendo sul treno vedevo gente che giocava a cricket vestita di bianco e quasi non credevo ai miei occhi dopo tutto quello che avevamo passato. L'alto comando tedesco decise che anche la Gran Bretagna doveva essere invasa per soffocare definitivamente ogni possibile resistenza all'avanzata nazista. All'inizio della battaglia d'Inghilterra, la Luftwaffe disponeva di una flotta di oltre 2.500 velivoli. Per contro, il comando caccia aveva appena 550 aerei in condizioni di volare. Dowding sapeva che i suoi piloti non avevano molta esperienza sul campo, mentre i tedeschi erano estremamente sicuri di se stessi. La Luftwaffe aveva dato il battesimo di sangue ai suoi piloti, sostenendo le truppe di Franco durante la guerra civile spagnola nel 1936. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la Luftwaffe aveva perfezionato tattiche e formazioni.
Durante la campagna in Polonia acquisimmo molta esperienza e ancora successivamente in aria durante la campagna in Francia, perché i francesi avevano ottimi aerei importati dall'America. Eravamo molto preparati, tatticamente, come gli inglesi ben sapevano, eravamo i piloti migliori. Nessuno di noi aveva esperienza di combattimento aereo, mentre i tedeschi si erano fatti le ossa nella guerra civile spagnola. Quell'esperienza all'inizio della guerra ebbe un effetto devastante sulla povera aviazione polacca. I nostri aerei vennero colpiti, morirono in molti. Ci nascondemmo nei campi. Non ci arrendemmo. Tentammo di fare del nostro meglio fino alla fine, ma il nostro meglio non fu sufficiente, purtroppo. Ovviamente riuscirono a sbaragliarci. Avevano un equipaggiamento superiore al nostro, soprattutto carri armati e velivoli. Fu una vera catastrofe, una cosa terribile. Non solo i tedeschi avevano l'esperienza, possedevano anche l'equipaggiamento. Avevamo i nuovissimi ME-109, dei caccia molto sofisticati. In seguito ricevemmo motori sempre più potenti, armi sempre più sofisticate e l'equipaggiamento radio era eccellente. Il comando caccia di Hugh Dowding aveva poche chance. Ero stato in Germania anni prima della guerra. Avevo molti amici tedeschi. Il loro esercito era una macchina bellica formidabile. Su questo non c'erano dubbi. Mentre il piccolo esercito britannico attendeva di essere massacrato dai nazisti, molti piloti iniziarono a temere il peggio. Volevano decimare questo paese e fare di noi degli schiavi. Dowding e il comando caccia erano l'unico baluardo contro una dittatura nazista. Se mi fosse stato chiesto, vinceremo questa guerra, avrei risposto, saremo fortunati se la vinceremo. Giugno 1940. Il capo del comando caccia, Hugh Dowding, riceve l'incarico di difendere l'Inghilterra dagli attacchi della Germania nazista. Il suo reparto era a corto di uomini e di velivoli, ma pronto a sfidare gli esperti piloti e i sofisticati aerei della potente Luftwaffe. Era una battaglia di vitale importanza. I tedeschi volevano invaderci e avrebbero potuto farlo se fossero stati superiori nell'aviazione. La posta in gioco era alta. Al di là della Manica c'erano migliaia di soldati con le loro chiatte pronti a partire per invadere l'Inghilterra. Se il comando caccia avesse perso il controllo dei cieli, l'invasione tedesca sarebbe stata inevitabile. Semplicemente Dowding doveva vincere. Ma aveva anche molti punti a proprio vantaggio. Da quando era diventato comandante in capo, infatti, aveva lavorato instancabilmente per stabilire una struttura nella quale la comunicazione fosse vitale in ogni aspetto del suo controllo. Dowding aveva diviso il paese in quattro gruppi separati, il gruppo 13 a nord, il gruppo 12 a guardia della costa orientale delle Midlands, il gruppo 10 a ovest e il gruppo 11 addetto alla difesa di Londra e del sud-est del paese. Ogni gruppo aveva il proprio centro operativo in contatto diretto con il quartier generale del comando caccia a Bentley Priory, alle porte di Londra. Da lì, Dowding avrebbe diretto la difesa dell'Inghilterra. Il quartier generale monitorava l'intero Regno Unito e Dowding aveva la responsabilità della difesa aerea del Regno. Il suo compito consisteva nell'assicurarsi che il paese fosse difeso.
Il quartier generale del comando caccia monitorava la situazione, riceveva le informazioni e le trasmetteva ai vari gruppi. In tal modo era possibile mantenere il controllo di tutto ciò che succedeva. Ma un buon apparato di comunicazione non era sufficiente da solo a sconfiggere i nazisti. Fortunatamente Dowding aveva un'arma segreta. Quando lavorava per il Ministero dell'Aviazione, era stato pioniere nello sviluppo di un sistema di rilevamento a lungo raggio, chiamato Radio Direction Finding, destinato ad essere conosciuto come radar. Allo scoppio della guerra, il sistema era ormai in funzione. La tecnologia del radar era segretissima. Nessuno doveva conoscerne l'esistenza e nessuno ne seppe nulla per molto tempo. Non posso fornirvi molte informazioni circa questo sistema perché la sua stessa esistenza è segreta. Basti sapere che siamo in grado di rilevare la presenza di velivoli in avvicinamento sul mare a distanze superiori ai 90 chilometri e che possiamo seguire le loro rotte con accuratezza. Conoscevamo in anticipo le formazioni dei tedeschi, la loro composizione e l'altitudine di volo e la direzione. Disponevamo di molte informazioni importanti, molto utili. Una serie di pali, nota come Chain Home High and Low, copriva le coste meridionali e orientali a intervalli variabili. I pali erano collegati a stazioni filtro che trasmettevano le informazioni alle stazioni di settore e alle stanze operative. Io ero addestrata a un sistema che si chiamava CH Radar. Il CH Radar era un sistema esclusivamente difensivo. In altre parole, rilevava la presenza dei bombardieri nemici in un raggio di 150 chilometri prima ancora che attraversassero la Manica e si avvicinassero a noi. Li vedevamo apparire sullo schermo non appena decollavano. I dati raccolti erano inviati al quartier generale del comando caccia di Bentley Priory alla sala filtro, dove venivano analizzati e poi trasmessi ai gruppi interessati. Il controllo del comando caccia, grazie al radar, era perfetto. Per quanto riguardava le intercettazioni, i controllori erano in grado di stabilire quali squadriglie dovessero intercettare una particolare formazione nemica e quanti velivoli fossero necessari per fronteggiare ogni singola situazione. Ciò significava che una squadriglia poteva essere tenuta a terra fino all'ultimo istante. L'alternativa sarebbe stata eseguire pattugliamenti continui, ma sarebbe stata una strategia perdente. Sarebbe stato impossibile mantenere un servizio di pattugliamento fisso, 24 ore su 24. Non avevamo le risorse necessarie per farlo. Ma anche quel primo sistema di preallarme aveva i suoi limiti. Dowding aveva ancora bisogno di occhi umani per trasmettere alle varie stazioni i dati sui velivoli nemici. Dopo che i velivoli avevano attraversato la linea della costa, il radar non funzionava più, perché era puntato solo verso il mare. Da quel momento aspettava al corpo degli osservatori rintracciare gli aerei e trasmettere le loro posizioni. Qualcuno ti diceva che c'erano 50, 100, 200 aerei diretti verso di noi. E questo succedeva quando arrivava la segnalazione dalla costa. E a quel punto sapevamo che il nemico stava per scatenare un raid. Era molto emozionante vedere un raid che prendeva forma a 150 chilometri di distanza. Sullo schermo apparivano dei piccoli segnali, che poi diventavano sempre più grandi, fino a diventare una massa indistinta. A quel punto si passava l'informazione al quartier generale del comando caccia di Bentley Priory, e lì c'era il vecchio Staffy Dowding che osservava la situazione.
Certamente ci sentivamo inferiori. Improvvisamente vedevamo apparire gli inglesi in formazione assolutamente perfetta. Ci arrivavano addosso e ci attaccavano. Il Ministero dell'Aviazione era determinato a non far sapere che avevamo un sistema di radar efficiente a bordo dei nostri caccia notturni, che ci permetteva di restare a poca distanza dagli altri velivoli di notte. Il Ministero dell'Aviazione era pressato dalle domande della stampa, che si chiedeva come potessi io avere tutto quel successo di notte. E il Ministero decise di rispondere che io avevo una vista eccezionale di notte. Dissero al comandante in capo del comando caccia di assicurarsi che io capissi che dovevo confermare quella versione dei fatti. Così i giornali presero a soprannominarmi Cunningham Occhi di Gatto. Ma i tedeschi non si lasciarono ingannare facilmente. Capimmo che dovevano disporre di qualche strumento in grado di permettere loro quella capacità di navigazione. Si trattava naturalmente dell'allora, per noi sconosciuto, radar. I tedeschi identificarono rapidamente l'arma segreta di Dowding lungo la costa inglese e trovarono rapidamente il modo di penetrare le difese britanniche e di attaccare. Il check radar aveva un solo difetto: non poteva vedere ciò che volava troppo in basso. I tedeschi si avvicinavano con due o tre aerei alla volta, non rilevati dal radar. Arrivavano indisturbati fino a noi. Improvvisamente udivamo il crepitio delle loro mitragliatrici e dicevamo: oddio, i nemici sono su di noi. A quel punto era il caos. La contraerea apriva il fuoco. I tedeschi stavano prendendo il sopravvento. Dowding aveva un disperato bisogno di un vantaggio nei cieli. La bestia da soma del comando caccia era l'Hurricane, che, sebbene efficace, aveva i propri limiti. Non potevamo inseguire il nemico con gli Hurricane. Tutti i velivoli tedeschi erano più veloci dei nostri. Eravamo in guerra, con le spalle al muro, e avevamo bisogno di aerei. Ma Dowding era già un passo avanti. Incoraggiò infatti l'incremento della produzione di un nuovo e favoloso aereo da guerra, lo Spitfire. Un giorno udimmo un suono completamente nuovo nel cielo. Vedemmo volare due bellissimi monoplani che viravano e scendevano in picchiata. Era il suono più piacevole che si potesse immaginare. Denso, potente, rassicurante. Lo Spitfire fu un osso durissimo per i Messerschmitt BF-109 e diede ai piloti del comando caccia un vantaggio di cui avevano un disperato bisogno. Lo Spitfire eccelleva in condizioni estreme. Rispondeva ai comandi in qualsiasi condizione di carico o di volo si trovasse, a qualsiasi velocità o inclinazione. Ti avvertiva in tempo quando stavi esagerando. Si potevano fare cose con uno Spitfire impensabili con qualsiasi altro aereo. Un giorno, uno Spitfire atterrò sulla pista e si diresse verso il nostro hangar. Pensammo che fosse il nostro e salimmo a bordo. Lo osservammo da vicino, lo accarezzammo. Mi innamorai di quell'aeroplano. Era la cosa più bella che avessi mai visto in vita mia. Il giorno dopo ne arrivarono altri 15 e diventammo una squadriglia. L'unico modo per descrivere uno Spitfire è che uno Spitfire non si pilota. Si sale a bordo e si vola. Sebbene fosse più veloce e più manovrabile, lo Spitfire non sostituì del tutto l'Hurricane. I due modelli, infatti, si compensavano a vicenda.
Alcuni piloti preferivano l'Hurricane allo Spitfire. Ma la battaglia d'Inghilterra poteva essere vinta con gli Spitfire, non certo con gli Hurricane. Nonostante l'impiego di queste due formidabili macchine belliche, il comando caccia continuava a perdere in media 5 piloti al giorno. Un dato che turbava moltissimo Dowding. Per molti, il battesimo dell'aria fu come una rivelazione. Quella era la realtà. Uccidere o essere uccisi. Fu un rito di passaggio per molti adolescenti che in quel modo divennero uomini. Per tutto il tempo in cui ricoprì la carica di comandante in capo del comando caccia, Hugh Dowding si preoccupò sempre del benessere dei propri piloti. Nel luglio del 1940 la difesa dell'Inghilterra era ormai iniziata. A causa della morte di tanti dei suoi piloti, Dowding era sempre più preoccupato. Dowding definiva i suoi piloti pulcini. E questi, senza dubbio, non erano dei bambini. E la sicurezza dei suoi pulcini era sempre al centro dei suoi pensieri. Un giorno, alla base aerea, venne un gruppo di uomini che portava dei parabrezza antiproiettile. Prima di allora, i nostri parabrezza erano in perspex. Dissi che volevo dei cristalli antiproiettile. Ricordo ancora lo scroscio di risa che la mia richiesta provocò. Ribattei: se a Chicago i gangster possono avere cristalli antiproiettile sulle loro automobili, perché i miei piloti non possono avere dei parabrezza antiproiettile? Non so quante vite furono salvate da questa innovazione. Ricevemmo dei cristalli antiproiettile spessi 5 centimetri, per ottenere i quali sapevamo che Dowding aveva dovuto lottare con il ministero. Sapevamo che era con noi. Sapevamo che lottava per noi. Fino al 1936 il volo era per i ricchi. I piloti, privati o militari, venivano tutti da famiglie facoltose. Dowding comprese che con l'avvento del partito nazista e con la guerra sempre più vicina, si sarebbe avuta una carenza di piloti addestrati. Con l'enorme processo di modernizzazione, molti ragazzi di 18 anni provenienti da ambienti sociali ed economici diversi, improvvisamente ebbero la chance di diventare piloti di caccia. L'idea che fossero tutti studenti della scuola pubblica con le loro giacchette rosse e così via era sbagliata. Il governo introdusse la cosiddetta riserva volontaria. Io pensai che quella fosse la mia occasione di fare qualcosa di utile e così partii volontario. C'era qualche soldato di carriera e moltissimi volontari. Provenivano da tutti gli ambienti sociali e avevano in comune solo l'essersi trovati nel posto giusto al momento giusto o al posto sbagliato al momento sbagliato. Ma molti di quei giovani piloti si erano addestrati soltanto a bordo di lenti e antiquati biplani, in cui l'istruttore era seduto dietro di loro. Allo scoppio del conflitto, ebbero improvvisamente nuovi aerei da guerra monoposto. Nel maggio del 1940, non ero mai stato a bordo di uno Spitfire o di un Hurricane. Nessuno di noi aveva mai pilotato un monoplano prima di allora. E dovemmo imparare rapidamente. Ero nella squadriglia da un paio di giorni e il comandante di volo disse: sarà il caso di farti volare. Mi diede una copia delle note di pilotaggio dicendomi: vai a sederti da qualche parte e leggile con calma. Dopo averle lette, tornai da lui e mi disse: ora siediti nell'abitacolo per mezz'ora e prendi confidenza con i comandi. Obbedii. C'era un manuale che illustrava tutti i comandi di bordo. Te ne stavi seduto nell'abitacolo e familiarizzavi con tutti gli strumenti. E quando pensavi di aver ormai capito tutto, andavi dal comandante e gli chiedevi di metterti alla prova. A quel punto lui ti faceva una serie di domande e alla fine diceva: d'accordo, puoi andare.
L'unico consiglio che ti do è non spingere in avanti la leva durante il decollo, altrimenti l'elica si dirigerà verso il suolo. Decollai senza problemi e volai per 45 minuti. Riuscii a eseguire un buon atterraggio e a riportare l'aereo al suo posto. Sceso dal velivolo, mi recai all'ufficio di volo, molto fiero di me stesso. Un tizio con molte insegne dorate sul berretto atterrò e ci disse che avevamo 4-5 settimane per imparare a pilotare quegli aerei e prepararci a sfidare la potentissima aviazione tedesca. Ma la potenza dell'aviazione tedesca si fece sentire pesantemente sui giovani piloti inglesi. Molti non sopravvissero al loro primo volo. I più giovani morivano come mosche, perché nella migliore delle ipotesi avevano all'attivo pochissime ore di volo su un Hurricane, non abbastanza da avere familiarità con l'aereo, da sentirselo addosso come un indumento, da sapere esattamente cosa fare. Non avevano la minima esperienza. Nei primi 7 giorni fummo decimati. Perdemmo, credo, 9 piloti in una settimana e 2 o 3 si salvarono paracadutandosi prima di precipitare. I primi 4-5 voli sono sempre i più pericolosi. Non è possibile preparare qualcuno ad avere a che fare con delle vere pallottole. Non si possono addestrare dei piloti sparandogli addosso. Dowding introdusse un sistema in grado di controbilanciare l'inesperienza delle sue nuove reclute. Inviò i suoi piloti più esperti alle squadriglie lontane dal fronte, in modo tale che potessero trasmettere la loro esperienza ai piloti più giovani. Tutto questo consentiva anche a quei piloti più esperti di godere di un po' di meritato riposo dalle incessanti offensive dei nazisti. La cosa che meglio ricordo della battaglia d'Inghilterra è la stanchezza. Una incredibile stanchezza. Dovevamo essere pronti con mezz'ora di anticipo, dall'alba fino a mezz'ora dopo il tramonto. E il più delle volte dormivamo vestiti. Quando eravamo a Boscombe Down, dormivamo addirittura sotto le ali degli aerei. L'attesa era snervante. Molti tentavano di apparire rilassati, di dormire, ma eravamo sempre al limite. Nell'hangar avevamo alcune brande sulle quali ci sdraiavamo e ci mettevamo a dormire appena dopo l'atterraggio. In quella fase della mia vita, non appena ne avevo la possibilità, mi mettevo a dormire, in piedi, seduto, ovunque mi trovassi. Ok, chaps, rumble. Nonostante tutti i disagi, i 3.000 uomini e donne del comando caccia seguivano con fiducia tutti gli ordini di Dowding. Non potremo mai garantire la difesa della nostra patria soltanto con il comando caccia. Non potremo mai prendere l'iniziativa. Quella spetta al nemico. Invierà su di noi aerei solitari o in piccole formazioni? O si affiderà a mostruose offensive martellanti ogni 24 ore con tutti i mezzi disponibili? Dobbiamo essere preparati per ogni evenienza. Dobbiamo aspettarci di tutto. Ma Dowding non era preparato a una cospirazione in seno ai propri ranghi. La Luftwaffe era soltanto uno dei suoi nemici. Molti altri si aggiravano nei corridoi della stessa Royal Air Force. Nel settembre del 1940, oltre 200 piloti di caccia erano stati uccisi in battaglia. La morte di tanti giovani, i pulcini di Dowding, pesava molto sulla sua mente. Aveva perso la sua prima moglie poco tempo dopo le nozze ed era ansioso di capire se ci fosse veramente una vita dopo la morte. Il suo interesse per lo spiritismo, sviluppato dopo la morte di sua moglie, crebbe fino a occupare un ruolo importante nella sua vita. Infatti, negli ultimi anni, Dowding riteneva di poter comunicare con i suoi piloti, con i suoi pulcini caduti in battaglia. Entrava nel soggiorno di casa sua, dove vedeva i piloti, e ci parlava, perché si sentiva in colpa. Mi sono fatto dei nuovi amici, che non sono più sulla Terra, ma che sono ormai
le mie conoscenze più care e più intime. Si sarebbe potuto pensare che fosse una bizzarria, ma Dowding era un uomo molto più profondo di quanto non si ritenesse. All'inizio è stato strano, ma oramai mi sono avvezzo a intrattenere lunghe e intime conversazioni con presenze inudibili e invisibili. Una cosa che mi impressionò fu la sua umiltà, la sua gentilezza. Normalmente un uomo che occupa una posizione tanto elevata nelle forze armate è piuttosto altezzoso ed esercita la propria autorità, ma non Lord Dowding. Non mi interessa se la metà di voi ritiene che io debba farmi controllare il cervello. Non mi interessa particolarmente ciò che la gente pensa di me come persona. Nel caso dei giovani piloti a corto di esperienza, di 19, 20 o 21 anni, catapultati in battaglia, per molti di loro il primo volo fu anche l'ultimo. Alcuni di quei ragazzi, prima di capire dove si trovassero, erano già morti. Questi ragazzi, le cui vite sono improvvisamente finite nel pieno dell'azione, si sentono esattamente come si sentivano un istante prima. Apparentemente hanno lo stesso corpo, indossano gli stessi indumenti, possono vedere e udire le persone in carne e ossa, sebbene non siano capaci di farsi vedere e udire. Ho fatto la conoscenza di una famiglia e un giorno sono stato invitato a partecipare a una seduta spiritica presieduta da un abitante del piccolo centro, una medium. La donna mi disse: «Oggi mi sono messa in contatto con una persona che desidera manifestarsi a voi». E poi mutò aspetto, assumendo quello di un mio vecchio amico, ucciso in battaglia nel 1941. Non mi aspettavo niente di simile, ed è stato tanto sorprendente che quasi non ci ho creduto. Sono felice quando ho l'opportunità di partecipare al risveglio dei ragazzi che hanno compiuto l'estremo sacrificio per noi. Ma la passione di Dowding per lo spiritismo avrebbe fornito munizioni a chi complottava contro di lui durante le fasi finali della battaglia d'Inghilterra. Un convinto seguace di Dowding e delle sue strategie era il vice maresciallo dell'aria Keith Park. Era il controllore del gruppo 11 che proteggeva Londra e le contee limitrofe. Il gruppo 11 combatté in prima linea, guadagnandosi grandi meriti nella difesa dell'Inghilterra. Park era neozelandese ed era dotato di quella tipica informalità degli abitanti dei paesi agli antipodi. Pilotava i nostri stessi aerei, compresi gli Hurricane, e si univa a noi in battaglia. Volava con noi e ascoltava ciò che avevamo da dire. Una volta ero furioso e mi sfogai con lui. Gli dissi ciò che pensavo dell'organizzazione. La cambiò 3 giorni dopo. Il vice maresciallo dell'aria Trafford Lee Mallory era il responsabile del gruppo 12, di stanza nelle Midlands. Il suo compito consisteva nel supportare il gruppo di Park nella difesa del sud-est. Lee Mallory si limitava a scegliere i cervelli che riteneva più utili. Era circondato da persone che lo consigliavano su tutto e spesso seguiva il consiglio sbagliato. Lee Mallory era un uomo molto ambizioso. Era un bravo uomo. Non era proprio una cima, ma... Ma lui era convinto che la sua idea della Big Win gli avrebbe fruttato onori e ricchezze. Durante la battaglia d'Inghilterra, Mallory iniziò a promuovere la teoria della Big Win, la grande ala. Essa consisteva nell'unire 5 squadriglie, circa 50 velivoli, per attaccare in massa la flotta aerea tedesca in avvicinamento. Mallory sottopose la sua idea a Park e ai piloti del suo 11° gruppo. Noi dicemmo di no, e i vice marescialli Park e Dowding furono d'accordo con noi. Park aveva notato che
La Big Wing era composta da velivoli di due tipi, Hurricanes e Spitfires. Gli Spitfire erano più veloci degli Hurricane e avrebbero dovuto aspettarli. La Big Wing avrebbe potuto avere un impatto formidabile, ma richiedeva tempo. E se c'era una cosa che scarseggiava durante la battaglia d'Inghilterra, era proprio il tempo. Sarebbe stato un fiasco completo. Sarebbe stata un'enorme perdita di tempo formare la Big Wing. I bombardieri nemici avrebbero avuto tutto il tempo di sganciare le bombe e andarsene. Dowding e Park rifiutarono di adottare la filosofia della Big Wing di Mallory. Ma Mallory disobbedì agli ordini e la utilizzò ugualmente. Spesso giunse in ritardo in aiuto del gruppo 11 di Park. Credo che inseguisse la gloria personale, voleva prendere il posto di Kit Park. Mallory espose la sua teoria della Big Wing ai suoi amici del ministero, amici che non aspettavano altro per colpire Dowding. C'era una fazione che premeva per la rimozione di Dowding. Era un solitario e per difendere i suoi piloti si era scontrato continuamente con il ministero. Quindi a settembre fu introdotta la teoria della Big Wing che Lee Mallory aveva messo in pratica. E Sholto Douglas, che era al ministero, gli accordò il suo pieno appoggio. Douglas era tutto ciò che Dowding non era, divertente e socievole. Andava d'accordo con il prossimo e amava le feste. Sapeva come trarre il massimo dalle persone influenti per farsi aiutare. Insieme, Douglas e Lee Mallory cospirarono per rimuovere Dowding e Park dalle loro cariche e per cambiare il loro piano difensivo. L'intera faccenda fu montata per umiliare Dowding, per tentare di dimostrare che la sua gestione della battaglia era stata sbagliata e che la Big Win di Lee Mallory era la strategia da adottare per combattere quella battaglia. Anche lo spiritismo in cui Dowding credeva fu utilizzato contro di lui. Le persone che intendevano attaccarlo in seno alla RAF usarono quell'argomento per denigrarlo. Qualcuno, in effetti, voleva lasciare intendere che era pazzo. Sfortunatamente, nel bel mezzo della battaglia d'Inghilterra, questa campagna contro Dowding raggiunse la massima autorità del paese. Qualcuno tramò alle spalle di Dowding e in ottobre ci fu una riunione nella quale si affrontò per l'ultima volta la faccenda, con il risultato che Dowding fu rimosso dall'incarico. Churchill mi disse che stavo per essere sostituito nel mio ruolo di comandante in capo del comando caccia. Mi disse di essere stato sorpreso che tale richiesta gli fosse stata avanzata proprio al momento della vittoria e che nessuno si fosse opposto personalmente. Mi sembrava naturale. Il consiglio dell'aviazione era ansioso di liberarsi di me già prima dell'inizio della guerra e questo era certamente un momento ideale. Dowding non fu il solo. Anche Keith Park fu estromesso. Dopo aver vinto la battaglia, furono rimossi dall'incarico, senza riconoscimenti. Due uomini di valore. Furono loro a salvare il paese. Sholto Douglas assunse il ruolo di Dowding come comandante in capo del comando caccia e affidò immediatamente a Trafford Lee Mallory il controllo del gruppo 11. Mallory e Douglas si accinsero a cambiare i piani per la difesa con la loro teoria della Big Win, una teoria che per molti piloti era completamente incompatibile con la difesa. Fortunatamente per l'Inghilterra, tale cambiamento avvenne quando la Germania aveva abbandonato l'idea di invadere il paese. Se ci fossimo attenuti alle strategie che loro volevano che mettessimo in pratica, avremmo perso la battaglia d'Inghilterra. E se avessimo perso la battaglia d'Inghilterra, avremmo perso la guerra. Alla fine di novembre, Churchill comprese di poter dire con ragionevole certezza alla nazione che l'invasione del 1940 era ormai scongiurata e che i tedeschi erano stati respinti. Churchill disse che voleva che io andassi negli Stati Uniti. Dissi che non desideravo accettare un tale incarico. Churchill rispose: «Ho il diritto di insistere affinché lei accetti». Così accettai.
Churchill dispose che nel giorno di Natale del 1940 le campane di tutte le chiese del paese suonassero a festa per celebrare il successo ottenuto. Per fortuna avevamo respinto i tedeschi. Quando le campane suonarono per festeggiare quella vittoria, Dowding non era in patria. Finì per ritirarsi a vita privata in campagna, senza ricevere alcun riconoscimento ufficiale, ma molti degli uomini che combatterono con lui sapevano quali fossero i suoi meriti. A mio avviso, i politici non resero a Dowding gli onori che meritava. Era un uomo estremamente sincero, un patriota appassionato e amava i ragazzi che combattevano per lui. Ci considerava suoi figli, era un grande uomo. Il comando caccia era una organizzazione estremamente efficiente. Grazie al comandante in capo Downing, un brillante coordinatore. Fu lui a concepire la struttura del comando e grazie a lui funzionò alla perfezione. Credo che non sia mai stato reso il dovuto onore agli uomini che vinsero veramente la battaglia di Inghilterra, mentre una lunga fila di incompetenti e codardi si è presa tutto il merito. Semplice, no? La lungimiranza di Dowding, la sua pianificazione e la sua organizzazione salvarono l'Inghilterra dall'invasione. Non ricevette alcun riconoscimento ufficiale finché visse, ma nel 1988 fu eretta una statua in suo onore di fronte a St. Clement's Danes, la chiesa della Royal Air Force a Londra, come uno dei salvatori dell'Inghilterra. Channel presenta. Giugno 1940. La Germania nazista minaccia di invadere la Gran Bretagna. Il paese convoca a raccolta le proprie forze. Gli uomini vengono reclutati nell'esercito. Le donne sono chiamate a colmare i vuoti tra le file della forza lavoro. Senza il contributo femminile saremmo caduti in una situazione di stallo. L'intera popolazione era chiamata a svolgere il proprio dovere senza distinzioni di sorta. Con la guerra si intravede all'orizzonte un'opportunità di emancipazione. Avrei persino pagato pur di svolgere un lavoro così emozionante. Le donne inglesi abbandonano le mura domestiche per contribuire a salvare la nazione. Il 4 giugno 1940 le truppe britanniche inviate sul continente a soccorrere l'esercito francese vengono respinte dall'impetuosa macchina da guerra tedesca. Dopo la ritirata, ogni uomo idoneo viene chiamato alle armi per difendere il paese dall'invasione nazista. A quel tempo tutto era estremamente incerto. Non potevamo prevedere cosa sarebbe accaduto. Immaginavamo che i nemici sarebbero sbarcati sulle nostre coste e che ci avrebbero portato via tutto. Poi iniziò la battaglia d'Inghilterra. La guerra era scoppiata nel paese e non sapevamo quanto sarebbe durata. Le donne non intendono lasciare i propri uomini a combattere da soli. Decidono quindi di prendere parte al conflitto, scardinando così l'intero sistema delle convenzioni sociali.
Contrariamente alla prima guerra mondiale, combattuta soltanto dagli uomini, nella seconda scendono in campo anche le donne. E la loro partecipazione non fu certo inferiore rispetto a quella maschile. Nel corso del primo conflitto mondiale, le donne avevano preso parte alla guerra solo in modo indiretto, in veste di croce rossine. Ora invece intervenivano attivamente. Fu questa la vera rivoluzione. Le donne rivestivano ruoli da sempre riservati agli uomini ed erano finalmente loro a difendere la controparte maschile. Il mondo doveva capire che le donne potevano ricoprire gli stessi incarichi che venivano affidati agli uomini. Forse fu proprio questa presa di coscienza a scatenare la scintilla del femminismo. Nel paese è in atto un profondo stravolgimento sociale. Si schiude il primo spiraglio verso la parità dei sessi e molte donne si accingono a far sentire la loro voce. Gli uomini, al contrario, si mostrano reticenti. Io fui tra le prime a raggiungere il campo di addestramento di Cranmore. Eravamo pochissime donne, in un luogo dominato dagli uomini, letteralmente scandalizzati dalla nostra presenza. Avevamo persino una guardia che ci scortava durante gli spostamenti quotidiani. Nessuno credeva che avremmo potuto resistere al fronte. Nella base eravamo le prime donne addette al tavolo a mappa. La maggior parte degli uomini era molto contrariata all'idea di dover abbandonare l'incarico e di dover combattere. Dovevano lasciare a noi i loro posti per passare all'azione diretta, il che suscitava un forte risentimento nei nostri confronti. Cambio di direzione. Nel 1940 le forze di terra si schierano lungo i confini del paese, mentre il nemico si prepara ad attaccare dal cielo. L'aviazione militare richiama le donne alle posizioni di segnalatori, operatori radiofonici e addetti alla mappatura. Le cosiddette mansioni speciali. La prima volta che prestai servizio fu durante un turno di notte. La sala operativa era piuttosto piccola. Gli apparecchi radio e le telescriventi erano interamente gestiti dagli uomini. C'era un contatore e bisognava registrare tutto ciò che accadeva all'interno della base. Nuova posizione. Eravamo collegate ai banchi di comando mediante un cavo e un paio di cuffie. I dati venivano trasmessi dal corpo avvistatori che intercettava gli aerei nemici. Nei primi tempi il lavoro da svolgere era limitato perché ricevevamo pochi segnali. Poi, con l'avanzare della guerra, il nostro compito si fece più impegnativo. Mentre gli uomini si ritrovano spodestati dai propri troni e smarriti nel ribaltamento sociale, le donne si misurano con nuovi ruoli e incarichi specialistici nel campo della difesa. In alcuni film avevo visto delle ragazze alle prese con strane apparecchiature. Sembravano dei croupier. Facevano scivolare alcune pedine su una grande tavola. Mi era parso un lavoro molto affascinante. Così cercai di entrare a far parte della squadra. La persona a cui mi rivolsi mi spiegò che si trattava della figura di operatore radar e mi avviò immediatamente alla professione. In realtà io volevo occuparmi dei tavoli a mappa e non so se fu semplicemente un equivoco o se quell'uomo aveva agito di proposito perché voleva fare di me un operatore radar. Il radar è uno strumento decisivo ai fini delle operazioni militari. La flotta aerea avversaria viene localizzata per mezzo di onde radio che compaiono sugli schermi delle postazioni sotto forma di segnali luminosi. L'operatore decodifica i segnali di allerta e trasmette le informazioni ai caccia affinché possano intercettare e distruggere gli aerei nemici. L'ufficiale di alto rango ci allineò per interrogarci. Disse che se ci fosse stato qualcuno che non voleva essere coinvolto nei bombardamenti e che intendeva promuovere obiezione di coscienza, sarebbe stato rispedito a casa senza complicazioni.
Nessuna di noi fece il minimo passo in avanti perché non chiedevamo altro che parità. Gli avvistatori segnalavano l'allerta e d'un tratto oltre 200 bombardieri venivano verso di noi. Eravamo coscienti della nostra responsabilità nei confronti dei piloti e dell'intero paese e questa consapevolezza ci induceva in uno stato di tensione costante. I controllori comunicavano ogni sorta di messaggio, dalla prontezza operativa al decollo su allarme. Gli altoparlanti erano sempre in funzione per poter ricevere i segnali anche in battaglia. Attenzione, bersaglio in vista! I controllori identificavano il vettore e comunicavano il messaggio in codice. Le informazioni si susseguivano ininterrottamente. L'atmosfera era davvero elettrica. Bersaglio in vista! Bersaglio in vista! Prepararsi all'attacco! Infine arrivava l'ordine di attacco e in un istante rompeva la tensione. Era un vero sollievo per tutte noi. L'attacco iniziava e a quel punto non ci restava che aspettare, pregando che il bombardamento finisse al più presto. Quando gli schermi segnalavano l'avvicinamento degli aerei nemici, dovevamo prepararci ad un attacco. Il flusso di messaggi in entrata e in uscita era incessante. I dispositivi andavano in tilt, ma gli operatori riuscivano a mantenere la calma. Il personale fuori servizio riceveva l'ordine di mettersi a riparo. Quando l'incursione era terminata, veniva trasmesso un altro genere di segnale. I nominativi dei dispersi, quanti erano finiti in mare, quanti erano stati feriti o uccisi. Tutti questi messaggi dovevano essere collazionati per informare chi di dovere. Non è possibile sminuire l'opera compiuta da queste giovani donne. Restavano in servizio per 8 ore di seguito e dovevano essere sempre vigili, pronte a scattare in qualunque momento. Altre volte erano costrette a lunghi periodi di inattività, durante i quali non potevano comunque permettersi di abbassare la guardia. E credo che questo lavoro si addicesse molto più alle donne che agli uomini, innanzitutto perché la voce femminile tende ad essere più chiara e ferma di quella maschile. Le donne hanno apportato un contributo decisivo agli esiti della battaglia. Le ragazze erano assolutamente perfette in quel ruolo. Rintracciavano i velivoli, fornendo al controllore tutta l'assistenza necessaria. Erano più abili dei colleghi uomini, spesso troppo irrequieti in circostanze simili. Se ne stavano sedute tutta la notte, magari lavoravano a maglia, ascoltando i rumori della guerra, in attesa di segnali. Col tempo impararono a rispettarci. Capirono che avremmo saputo resistere agli attacchi e alla paura. Gli uomini non erano certo meno spaventati di noi. Le donne sono pronte a lottare per la causa. Intraprendono il lavoro di fabbrica, imparando mestieri tradizionalmente maschili. Per diventare saldatore,
seguii un corso. La prova finale consisteva nel saldare due lastre di metallo e chi la superava entrava a far parte del corpo operaio. Ho sempre dimostrato una certa abilità, anche quando mi spettava la parte più difficile del lavoro, la saldatura dell'alluminio. Le donne diventano ben presto il nervo centrale dell'industria bellica. Eravamo una vera e propria catena di montaggio. Nel nostro gruppo producevano le mitragliatrici. Ognuna di noi aveva il proprio compito. Una ragazza si occupava della saldatura della piastra, un'altra pensava ad apporre la cinghia e così via. Fabbricavamo centinaia di armi da fuoco. Le donne diventano parte integrante della complessa macchina da guerra britannica, assumendo incarichi fino a quel momento inconcepibili e accedendo, con la battaglia d'Inghilterra, al settore maschile per eccellenza. Se per strada vi capitasse di incontrare un ufficiale in uniforme, prestate attenzione. Potreste trovarvi di fronte a una scena insolita. Con l'avanzare della minaccia nazista, le donne, desiderose di essere al servizio della nazione, sono sempre più determinate a veder riconosciute le proprie competenze. L'intera popolazione era chiamata a svolgere il proprio dovere senza distinzioni di sorte. E l'unica maniera di vincere la guerra era rispondere all'appello. La Luftwaffe invia massicce schiere di bombardieri lungo la Manica. Per contrastare la nuova strategia tedesca, il comando caccia britannico deve ricorrere all'intervento di tutti i piloti addestrati alla missione. All'epoca, per una ragazza, pilotare un aereo era come commettere peccato. Avrei persino pagato pur di svolgere un lavoro così emozionante. A dispetto dello scetticismo maschile, alcune giovani audaci diventano piloti qualificati. Volevo liberarmi di istitutrici, accompagnatrici e governanti che non ti lasciavano sola neanche per un momento. E pensai che se fossi diventata un pilota non avrebbero potuto seguirmi. Ho iniziato a volare quando ero ancora una studentessa. Dal momento che per l'hockey non ero portata, mi permisero di tentare con un'altra disciplina. Tutto cominciò proprio da lì. Mi recai all'aerodromo e presi una lezione di volo. Fu un'esperienza folgorante, decisiva. Quando i nuovi caccia escono dalle fabbriche, devono essere condotti sui campi di battaglia, dove le squadriglie sono in attesa di rinforzi. L'incarico viene affidato all'ATA, il Corpo Ausiliario del Trasporto Aereo, un'unità di recente formazione. Tuttavia, il numero dei piloti non idonei al combattimento, a cui sarebbe pertanto possibile affidare la missione, è piuttosto esiguo. Fu merito di una donna straordinaria, Pauline Gover. Fu lei a suggerire l'idea di avvalersi delle risorse femminili. La prima reazione fu di rifiuto. Ma fortunatamente suo padre era un membro del Parlamento e Pauline poté agire dietro le quinte. Fu così che Hetfield le venne accordato il permesso di addestrare il primo gruppo di allieve pilota, costituito da 8 ragazze. Alla radio sentii che stavano cercando dei piloti. Feci domanda e venni accettata. I primi tempi all'ATA ci permettevano di volare solo sui Tiger Moth e altri velivoli di piccole dimensioni. Era questo lo scopo del nostro addestramento. Non ci consideravano in grado di pilotare aerei più grandi. Inizialmente ci venivano affidati solo i compiti più sgradevoli, come portare i Tiger Moth in Scozia in pieno inverno. Poi col tempo ci permisero di pilotare ogni sorta di aereo. Alla fine riuscimmo a sorvolare l'intero paese a bordo di questi aerei maestosi e dei caccia. Le ausiliarie del trasporto aereo avevano dimostrato di esserne all'altezza. Constatata la buona riuscita delle prime 8, l'ATA estende l'appello a tutte le donne d'Inghilterra affinché intraprendano l'addestramento come piloti di consegna.
Il mio interesse per l'aviazione nasceva dal desiderio di far colpo sui ragazzi. I miei primi fidanzati, infatti, erano tutti cadetti dell'aeronautica. Per cui io e mia sorella, per poter sostenere delle conversazioni di un certo spessore, ci informavamo sull'argomento. Ricordo che compravamo una rivista chiamata L'Aeroplano. Finché un giorno leggemmo che l'ATA stava cercando donne da avviare alla carriera aeronautica. Presentammo domanda ed entrambe fummo ammesse. Fu allora che capii di non sapere proprio niente in materia di volo. Quante speravano di poter prendere parte attivamente ad un bombardamento avrebbero subito una cocente delusione. Ridussero l'addestramento alle mansioni minime. Ci veniva richiesto soltanto di trasportare il velivolo da un punto A a un punto B. Dicevano che se ci fossimo imbattute nel maltempo non avremmo dovuto fare le eroine, bensì atterrare e attendere condizioni migliori, perché l'importante era salvaguardare l'integrità dell'aereo. Acquisite le competenze di base, i piloti dell'ATA vengono addestrati alla guida di velivoli più complessi, dai caccia monomotore ai bombardieri plurimotore. Quello fu un vero momento di gloria. Partivamo per Londra, dove ci avrebbero preso le misure per l'uniforme, e non vedevamo l'ora di tornare a casa per sfoggiare la divisa. Pur avendo dimostrato pari abilità rispetto ai colleghi uomini, le donne continuano a scontrarsi con una mentalità reazionaria. In principio ci facevano indossare la gonna, ma noi ovviamente protestammo. Volevamo i pantaloni e riuscimmo ad ottenerli. Seppur con riluttanza, la TA ci fornì una graziosa tuta intera di colore blu marino, con tutti i gradi e i distintivi appuntati sulla spalla. Nel frattempo, però, sui tabelloni di tutte le unità comparve l'ordine di sostituire i pantaloni con la gonna subito dopo l'atterraggio. Alle donne non era consentito cenare nella mensa comune. Ricevevamo i pasti nella sala per le signore e alloggiavamo nei quartieri del corpo ausiliario femminile, che erano molto distanti dalla mensa. Si trattava spesso di stazioni composte da baracche prefabbricate, dormitori freddi, relegati nell'angolo più remoto di tutto il campo d'aviazione. Ottenuta la posizione di piloti regolari, le ausiliarie del trasporto aereo si adattano ben presto alla routine delle azioni di guerra. Partivamo con paracadute e carte geografiche, strumenti di lavoro indispensabili. Poi bisognava aspettare almeno 3 ore perché l'aereo fosse pronto per la consegna. Dopodiché dovevamo ottenere il permesso di trasporto dalla torre di controllo. E se non c'erano contrattempi, potevamo salire a bordo. A quel punto avviavamo il motore, aspettavamo l'ordine di decollo e finalmente partivamo. Non avevamo la radioguida a bordo, dunque dovevamo volare seguendo le mappe. Conoscevo il suolo inglese come il palmo della mia mano. Del resto, non avevamo scelta. Bisognava seguire la rotta e evitare di sorvolare le grandi città. Le carte però non mi erano sempre d'aiuto. In caso di cattive condizioni meteorologiche, la visibilità era sensibilmente ridotta. Allora dovevo seguire i binari ferroviari. E potrete immaginare lo sconcerto quando improvvisamente sparivano all'interno di una galleria. Era spaventoso. Sebbene siano costantemente esposte al rischio di un eventuale attacco, alle ausiliarie non è permesso difendersi. Gli aerei potevano anche essere armati, ma i fucili erano privi di munizioni. Dunque eravamo assolutamente indifese. Non potevamo rispondere al fuoco e del resto non eravamo in grado di farlo perché non c'era stato insegnato. Dovevamo limitarci a trasportare il velivolo, rimanendo in vista, affinché le difese di terra potessero proteggerci. Invece spesso ci attaccavano per errore, specialmente lungo il canale di Bristol. Nella nebbia non era affatto semplice distinguere un velivolo inglese da un vecchio apparecchio tedesco. Avrebbero quantomeno potuto insegnarci a volare seguendo gli strumenti di controllo.
Una volta stavo pilotando uno Spitfire quando venni attaccata. C'era cattivo tempo e probabilmente avevo deviato lungo la costa nei pressi di Bournemouth, situazione che non avrebbe dovuto verificarsi. A un tratto iniziai a vedere degli sbuffi di fumo e capii che mi stavano sparando. Virai in fretta, in cerca dell'aerodromo più vicino. Una volta atterrata, constatai con un certo sollievo che l'aereo non aveva riportato danni. Ogni consegna era una vera e propria incognita. Il pensiero andava all'atterraggio, ma dovevi concentrarti sul volo, sulle carte e consegnare intatto il velivolo. Ricordo un episodio in particolare. Stavo consegnando uno Spitfire e senza saperlo sono scampata per poco ad un incidente. Nello stesso momento in cui eseguivo l'atterraggio, arrivava un altro aereo. Eravamo entrambi lungo la pista, ma provenivamo da direzioni opposte e nessuno di noi aveva visto l'altro. Oggi, ripensandoci, mi rendo conto che ci siamo salvati per miracolo. Per molti, una donna che emerge dalla cabina di pilotaggio è una visione che suscita vivo stupore. Durante l'atterraggio, vidi un'automobile venirmi incontro. Sul retro era fisso un cartello che indicava di seguirla. Così feci, rollando l'aereo fino alla rimessa. Una volta arrivata, spensi il motore e scesi dalla scaletta, portando con me il paracadute e le varie carte. C'era un gruppo di militari dell'aeronautica che aspettava la consegna, quindi mi recai verso di loro e chiesi di condurmi alla torre di controllo per far firmare i documenti. Mi risposero che prima di andare dovevamo attendere il pilota. E quando dissi loro che il pilota ero io, non mi credettero. Andarono a controllare all'interno dell'aereo e furono estremamente sorpresi di non trovare nessuno in cabina di pilotaggio. Durante una consegna notai delle anomalie nell'aereo relative al consumo. Alla stazione di rifornimento c'era un uomo che si occupava del carburante. E quando mi vide, si voltò verso un superiore esclamando: «Signore, ma è una ragazza!» I piloti dell'aeronautica militare iniziano ad apprezzare il lavoro compiuto dalle donne. La TA svolgeva un servizio di vitale importanza, senza il quale non avremmo potuto difenderci. Seppur nei limiti di ciò che la loro posizione consentiva, queste donne hanno dato il massimo. Non si risparmiavano. Grande onore alla loro impresa. Era una sensazione straordinaria. Sebbene qualcuno lamentasse la mancanza di contatto con la Terra, io ritengo che questo fosse uno degli aspetti migliori del nostro lavoro. Eri sola con te stessa fra le nuvole e nessuno poteva dirti cosa dovevi fare, come dovevi comportarti o impartirti ordini. Tutto dipendeva dalla tua volontà. Senza dubbio, era un incarico migliore rispetto ai mestieri di fabbrica o ai lavori legati alla produzione delle armi. Per me non esisteva lavoro più emozionante al mondo. Pensate, poter pilotare quegli aerei meravigliosi, così grandi e imponenti e ancora immacolati. Finalmente, le donne assaporano il gusto della libertà. Tuttavia, la strada verso l'emancipazione è ancora lunga e irta di ostacoli. Inoltrandosi in territorio maschile, dovranno scontrarsi con tutti i preconcetti radicati nella società. I fell in love with the airman who had big blue eyes. I used to watch him doing crazy things in the skies. Con migliaia di ragazze giunte ad ampliare le file dell'esercito, il cambiamento è inevitabile. Nonostante tutto, l'aeronautica non intende creare regole differenziate per le donne. Questa decisione segna l'avviamento alla carriera militare, vale a dire l'integrazione in un universo maschile. Venivamo sottoposte ad un esame medico per verificare che non avessimo contratto infezioni. La visione di tutte quelle ragazze in fila, coperte soltanto da un asciugamano, era davvero desolante.
Aspettavano il proprio turno per essere visitate dal medico militare. Devo ammettere che quella scena mi impressionò sensibilmente. Una sorta di shock culturale. Prima di quel momento non mi ero resa conto dell'entità del fenomeno, di quante donne fossero state introdotte nell'aeronautica. Eravamo acquartierate appena fuori dall'ingresso principale, negli alloggiamenti matrimoniali. C'erano poche donne nel corpo ausiliario, ma spesso si vedeva Molly, l'ufficiale comandante che girava con la bici. Non ho mai saputo quale fosse il suo cognome. Lei passava e ti salutava. Tra di noi non esistevano formalità. La prima volta che andai a West Drayton, vidi un ufficiale che veniva verso di me ed ebbi la brillante idea di provare l'ebbrezza del saluto militare. Non avevo considerato però di tenere sotto al braccio una borsa piena di mele che naturalmente caddero a terra. Non ero mai stata lontana da casa. Il pensiero di dover dividere lo spazio, di alloggiare in una grande camerata con altre 12-15 ragazze, mi turbava molto. Per non parlare del linguaggio scurrile e degli insulti che si lanciavano l'un l'altra. Naturalmente non eravamo tenuti ad andare d'accordo, ma anche se non ci piacevamo, in guerra eravamo tutte sullo stesso fronte, facevamo parte di una sola squadra. Ciascuna di noi portava il proprio contributo alla causa e ogni aereo che consegnavamo era un colpo che veniva sferrato contro Hitler. Le donne vengono sottoposte alla pressione del servizio attivo. 24 ore al giorno. Svolgevi il turno dalle 8 all'1 e andavi in pausa fino a mezzanotte. Poi di nuovo al lavoro da mezzanotte alle 6 e dalle 6 alle 12. Fuori servizio per 24 ore. Ricominciavi il ciclo da capo. Il momento del riposo non era sufficiente per recuperare le forze. Per di più, dato che gli alloggi erano condivisi da molti operatori, c'era un continuo andirivieni di persone mentre cercavi di dormire dopo il turno di notte. Il primo turno andava dalle 8 alle 12, il secondo entrava in servizio alle 13 e si rimaneva fino alle 17. Poi si attaccava alle 23:59 e si staccava alle 8. Solo una notte su tre era di riposo. Con questi ritmi frenetici non avevamo molto tempo per noi stesse, per il divertimento. E comunque eravamo troppo stanche per godercelo. Restare vigili per periodi di tempo così lunghi non era certo impresa meno ardua. Capitavano dei giorni in cui il tempo era pessimo e non potevamo far altro che sederci ed aspettare che migliorasse. C'erano anche periodi di relativa tranquillità, durante i quali bastava dare un'occhiata ogni tanto ai monitor. Nel resto del tempo potevi lavorare a maglia, giocare a carte o fare quattro chiacchiere con le altre ragazze. Ovviamente non succedeva spesso. Fumavamo tutti a quei tempi, in particolare gli operatori radar. Da quel momento che non era consentito fumare all'interno delle stazioni, quando finivano il turno, andavano in una saletta adibita alle pause di riposo. Appena entravano, accendevano una sigaretta e prendevano una tazza di tè o caffè. Date le premesse e il contesto, gli effetti sulla vita sociale non tardano ad arrivare. Quando arrivai in fabbrica ero una fanciulla innocente. La compagnia maschile allargò i miei orizzonti. Ogni tanto qualche buon tempone lasciava la radio accesa per educare le ragazze del quadro di comando. Il metodo funzionava perché così facendo non c'è voluto molto per rifarcire il loro vocabolario di termini volgari. Stavamo tutti insieme, c'era una guerra in corso. Come si potrà facilmente intuire, dagli uomini sentivamo ed imparavamo ogni genere di turpiloquio. A volte assumevamo comportamenti incivili. Ho imparato parole che non avevo mai sentito. Deve essere stata l'adrenalina. Ad ogni modo, va detto che gli uomini, per quanto potessero, cercavano di prestare attenzione al linguaggio e si sforzavano di parlare bene.
La vita e il lavoro a stretto contatto contribuiscono allo smantellamento di altre barriere. Un gesto che non devi mai compiere nell'aeronautica è camminare davanti alla macchina dell'ufficiale comandante. E io, sprezzante dell'autorità e delle regole burocratiche, e soprattutto stordita dal sonno, feci proprio quello che non dovevo fare. Ovviamente fui subito richiamata all'ordine, al che mi precipitai dall'ufficiale comandante e mi scusai baciandolo sulla guancia. Il nostro addestramento durava 6 settimane. Ed io, nel ben mezzo del corso, mi presi gli orecchioni. Eppure fu tutt'altro che una tragedia, perché la stessa sorte era capitata anche a un pilota canadese. Era davvero un bel ragazzo. Ci avevano sistemato nella stessa sala, augurandoci buon divertimento, esortazione che accogliemmo al volo. Tuttavia, i rapporti tra i due sessi non sono sempre idilliaci. Il motore non voleva avviarsi e, nonostante tutti i tentativi, non riuscì a far partire l'aereo. Chiamai l'ufficiale comandante, spiegandogli che c'erano dei problemi, che premevo i pulsanti ma non succedeva niente. Come era prevedibile, andò su tutte le furie. L'apparecchio doveva raggiungere gli altri cadetti e non rimanere bloccato nelle grinfie di una sciocca femminuccia che non era capace neanche di metterlo in moto. Staccò i cavi e mi costrinse a restare ferma per 3 giorni. Fu così che conobbi il mio fidanzato. Gli effetti destabilizzanti della guerra si ripercuotono anche sulla sfera etica. È l'inizio di una rivoluzione sociale, la stessa che verrà rivendicata dalla generazione successiva. Telefonavo sempre a mia moglie da una cabina che si trovava fuori del campo. Un giorno stavo andando a chiamarla quando vidi che nella cabina c'era una coppia e i due non stavano certo telefonando. Diciamo che erano stati catturati dalla rete telefonica. L'ambiente degli operatori radar era fitto di intrighi e pettegolezzi. Circolavano voci davvero bizzarre. Ad esempio, si diceva che la vicinanza alle antenne rendesse sterili. Così, per non correre rischi con le donne, i ragazzi si esponevano alle onde radio e neanche i fili spinati riuscivano a fermarli. Naturalmente era una diceria priva di fondamento. Alcuni miei colleghi hanno avuto famiglie molto numerose. Per molte di noi si trattava di un'occasione nuova, della possibilità di uscire con i ragazzi e divertirsi. Da parte loro gli uomini si comportavano correttamente e rispettavano le ragazze che respingevano le loro avance. Il timore di eventuali gravidanze era diffuso e a quei tempi chi portava guai in famiglia veniva cacciata di casa. Benché fossi un po' ingenua, conoscevo le regole. E se una ragazza del servizio militare rimaneva incinta, veniva espulsa immediatamente. Francamente non mi sono lasciato mai coinvolgere da queste avventure. Il rischio era troppo alto. Se non ti diverti a quell'età, non vedo quando dovresti farlo. Era la prima volta che ci veniva permesso di uscire con i ragazzi. Tutti quanti, ragazzi e ragazze, avevano molte avventure. Relazioni assolutamente libere e spensierate, affatto impegnative. Non ci appartenevano. Guai a dare l'impressione di voler legare a sé un uomo. Se si fossero sentiti incastrati, se la sarebbero data a gambe immediatamente. E noi del resto non avevamo alcuna intenzione di fossilizzarci su una storia, per quanto avvincente potesse essere, perché poteva sempre capitare di conoscere un ragazzo più interessante. Non si trattava di essere lascive o infedeli, semplicemente non eravamo tenute a rispettare alcun vincolo, a meno che qualcuno non avesse chiesto la tua mano. In tal caso era tutto diverso, ma se avessi deciso di sposarti, non volevo certo uscire con altri ragazzi. Vi dichiaro marito e moglie. La guerra in furia. E il timore che la morte possa nascondersi dietro l'angolo induce a vivere a ritmo accelerato,
a lasciarsi travolgere dalle emozioni. Non pensavo di rischiare la vita e credo che nessuno si lasciasse prendere da queste riflessioni. Su un aereo non puoi permetterti di lasciar vagare la mente. Durante la battaglia d'Inghilterra era proibito camminare in coppia all'interno della base. Era pericoloso. Si rischiava di essere colpiti dalle mitragliatrici. Sentimmo gli aeroplani, il fischio delle bombe. Il nemico ci stava attaccando. Io cominciai a correre, ma un mio collega si fermò e mi gridò di non muovermi. Allora mi arrestai di colpo e rimasi immobile. Mi guardavo intorno, vedevo delle esplosioni in terra e non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. E quando l'incursione fu finita, il mio amico mi spiegò che c'erano dei proiettili inesplosi. Non riuscivo a muovermi. Ero pietrificata dallo spavento. Non potevo credere ai miei occhi. Non pensavamo alla morte. Era come se non ci riguardasse, come se potesse toccare solo agli altri. Non sentii l'esplosione. Fui scaraventata fuori dalla sala operativa, contro le apparecchiature. Rimasi accasciata in un angolo. Avevo paura di essermi rotta la colonna vertebrale. Riferii che non riuscivo a muovermi, ma il medico militare mi rispose che avevamo subito troppe perdite durante l'attacco. Quindi dovevo restare ferma dove ero e riprendere il servizio dopo 48 ore. Alcuni ragazzi decisero di andare in un nightclub di Leicester Square, ma io non avevo voglia di seguirli. Quella fu la notte in cui il nightclub venne bombardato. Non me l'ero sentita di andare, come se fossi stata trattenuta. Nel settembre del 1940 la Luftwaffe cambia strategia. In ottemperanza agli ordini di Hitler e del Comando Supremo, i bombardamenti si riversano sui centri abitati, concentrandosi su Londra e sulle altre città del paese. L'orrore della guerra cala dal cielo e si abbatte sulla popolazione civile. Con l'incessante bombardamento delle città britanniche, la devastazione della guerra non risparmia nessuno. Tutti gli strati della società, uomini e donne, anziani, bambini, sono esposti giorno e notte alla minaccia di morte e distruzione. Se dovevi incontrare una persona con la quale avevi deciso di vederti, ma non riuscivi a trovarla, capivi subito che non l'avresti rivista mai più, che se n'era andata per sempre. Ero felice di essere lì e di poter volare, ma bisognava pagare un prezzo troppo alto, far fronte alla perdita dei propri cari, di amici e parenti. Uscivamo spesso, perché avevamo bisogno di distrarci dalla realtà. Cercavamo di goderci il momento, la vita finché durava, sapendo che poteva non esserci un domani e che il ragazzo col quale eri andata a cena magari non l'avresti rivisto mai più. Dovevamo vivere alla giornata. Erano tempi estremamente duri e di profondo dolore. Pensavo a quei giovani che venivano mandati a combattere, gettati nella furia della guerra, dopo pochissime ore di addestramento. Alcuni erano stati miei compagni di corso,
ragazzi che avevo conosciuto e che ora perdevano la vita sul campo di battaglia. Era difficile farsene una ragione. Avevo un fidanzato nell'aeronautica. Si chiamava Humphrey Gilbert. Un giorno gli telefonai, ma non riuscii a mettermi in contatto con lui. Durante una consegna, sorvolai la base in cui era di servizio. Cercavo il suo Spitfire con il muso blu, ma non lo trovavo. Capii allora che era stato abbattuto. Provavo una grande pena. Un momento parlavi, scherzavi con un pilota, ed il momento dopo non c'era più. Seppure in preda alla disperazione, dovevi andare avanti. Non c'era spazio per il dolore, per le lacrime. Biggin Hill venne attaccata e molte ausiliarie persero la vita nel bombardamento. Quella notizia era stata assolutamente devastante per tutte noi. Credo che fossero le prime donne dell'aeronautica a cadere vittime della guerra. Nessun altro evento ci sconvolse tanto. Avevamo imparato ad accettare la morte, molto più di quanto non avvenga oggi. Di fronte alla scomparsa di un collega, di un amico, non riuscivi a reagire, a prendere atto della realtà. Io persi un'amica che risiedeva nel mio stesso alloggio. Mi fu proibito di volare per 3 giorni e quando si trattò di tornare al mio incarico non ebbi scelta. Dovetti farmi coraggio e dire a me stessa: è la vita. Bisogna andare avanti. Seppur con sofferenza, le donne scoprono una nuova libertà. Al termine della battaglia, gli uomini consegnano la vittoria alla nazione e il paese tenta di ristabilire l'antico ordine. Le donne avevano trascorso ben 6 anni lontane dai propri mariti ed erano riuscite a cavarsela. Si erano assunte la responsabilità della famiglia, dimostrando di saper gestire ogni sorta di problema. Non solo, avevano anche dato prova di saper svolgere i lavori maschili. Ora queste donne avevano preso coscienza di poter fare ben altro che badare ai fornelli e ai bambini e non intendevano più essere confinate al ruolo di semplici massaie. Desideravo continuare a volare, non volevo lasciare questo mestiere stupendo. Ancora oggi, quando mi guardo indietro, capisco quanto io sia stata fortunata, ma anche all'altezza della situazione. Tutte le donne più esperte dell'ATA avrebbero voluto mettere a frutto le abilità maturate in guerra. Negli anni 50 la Danair fu la prima compagnia a consentire l'accesso delle donne alla carriera di pilota. Ci è voluto del tempo. La parità non si conquista da un giorno all'altro. Dopo aver conosciuto la precarietà della vita e la devastazione della guerra, le donne inglesi escono vittoriose dalla loro battaglia. Il sentiero verso la parità è stato tracciato. Saranno le loro figlie ad attraversarlo. Abbiamo molto di cui essere grati a queste donne per il prezioso aiuto che hanno saputo dare durante la guerra. Non ci fu mestiere che non intrapresero o ostacolo che non superarono. Senza il contributo femminile saremmo caduti in una situazione di stallo. Essere un pilota dell'ATA è stato straordinario. Spero che le altre abbiano amato questo lavoro quanto me. E pensare che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la guerra. Ero nel posto giusto al momento giusto e non ci avrei rinunciato per niente al mondo. È stato il periodo più bello della mia vita. Speravo che la guerra non finisse.